Magari è stato proprio il tallero trovato molti anni fa dai parenti di Elena Počkaj, una delle tre ideatrici del monumento dedicato a Maria Teresa d'Austria, ad ispirare i colleghi sul come poter rappresentare al meglio l'imperatrice asburgica in chiave originale, solenne e calzante. E il miglior modo per scoprirlo è stato il concorso di idee indetto nel 2018, cui verdetto su 5 proposte ha incoronato la statua Moneta nel marzo del 2019, ricevendo 475 voti su 879. La firma è quella di Elena Počkaj, Nicola Facchini ed Eric Gerini. Siamo molto felici e emozionati di inaugurare questo monumento in piazza. Questa moneta grande deriva da questa piccola moneta d'argento, il tallero di Maria Teresa, che ha una storia particolare, questo nel dettaglio, perché mio nonno e mio papà lo trovarono quando costruirono la casa in Carso. Era usanza metterla sotto l'ultima tegola della casa in segno di buon auspicio. Questo è anche l'augurio per la città. E il lato dietro è specchiato riflettente, quindi è un omaggio alla città che si riflette dentro la statua stessa. È un augurio di prosperità per il futuro. 16 tonnellate di moneta in acciaio inox con un diametro di 4,10 m, sebbene visibili 3,5 m, ora fanno parte del contesto urbano del centro di Trieste, in una piazza Ponte Rosso che da un lato sorride al volto di Maria Teresa, dall'altro si specchia sulla riva dell'omonimo canale. L'opera è finanziata dalla regione e nasce da un protocollo d'intesa fra Airpac Friuli Venezia Giulia, il comune di Trieste e il comitato promotore. Il monumento è stato realizzato dall'acciaieria Fonderia di Cividale del Friuli. La predisposizione per la sua installazione è stata curata dalla ditta Rosso SRL di Trieste. Io sin dall'inizio confesso che ho fatto il tifo perché fosse il tallero. Mi sembrava, e ne sono convinta a maggior ragione oggi che finalmente lo vedo, che il tallero sia l'icona che meglio rappresenta Maria Teresa, perché Maria Teresa era una donna potente che però amava il suo popolo, amava tutte le genti del suo impero, lo voleva potente e lo voleva ricco. E tanto ha investito a Trieste. Quanti talleri ci sono nel Borgo Teresiano? Il Borgo Teresiano l'ha voluto lei, perché ci fossero abitazioni belle, decorose anche per le classi più povere, perché ci fosse il grande abbraccio del mare di Piazza Unità, e perché ci fosse un porto che fosse sempre più il porto dell'impero. Soprattutto vuole ripercorrere quello che è stata, quello che è, quello che sarà Trieste, cioè un luogo che è il centro ed è una capitale del centro-sud Europa e che guarda con grande interesse a questa area geografica, e questa area geografica guarda con grande interesse Trieste e il Friuli Venezia Giulia. Non a caso anche gli importanti investimenti attratti in questi anni sono dovuti anche a una collocazione geografica e storica di cui il tallero può rappresentare in modo simbolico, ma ovviamente importante visto che è inserito nel centro cittadino.